20 seconds to launch. 15 seconds. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Gather round while I sing you of Wernher von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. Nazi schmatzi, says Wernher von Braun. Don't say that he's hypocritical, say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Wernher von Braun. Some have harsh words for this man of renown, but some think our attitude should be one of gratitude, like the widows and cripples in old London town, who owe their large pensions to Wernher von Braun. You too may be a big hero, once you've learned to count backwards to zero. In German or English, I know how to count down. And I'm learning Chinese, says Wernher von Braun. Ragazzi, siete venuti per prendere le offerte? Ma l'avete vista? L'abbiamo anche sentita, capitano. Siete venuti ad insultare? No, non si offenda. Lei ha un aspetto quasi umano. E poi parla un inglese perfetto. Sono come sono. E non parlo. Penso. Ma da dove venite? Arriviamo dalla Terra. Mi sembrate un po' cresciuti per essere dei vermi. Io sono il capitano Williams, loro sono i miei uomini. Siamo sbarcati su Marte meno di un'ora fa. Marte? Marte. Lei vive sul quarto pianeta rispetto al Sole, giusto? Naturale. Per noi quel pianeta si chiama Marte. Per noi? No. Ho il couscous allo zolfo aromatico sul fuoco. Se me lo fai bruciare io ti... Forse lei non capisce. Questa è la prima volta che le nostre due civiltà si incontrano. Anzi, credo proprio che sia tutto chiaro. Mio marito ci sa trattare con quelli come te. E potrebbe aiutarti. Benissimo. Vediamo questo marito. È in preghiera. E non può essere disturbato. Ma non avete proprio educazione in questo posto? Siamo gente venuta da molto lontano. Dovete accoglierci con rispetto. Certo che voi vermi avete proprio la testa dura, eh? Vado a chiamarlo. Questo è da parte di mio marito. Secondo lui, la persona che devi vedere è il signor G. Vai con questo biglietto alla fattoria qui accanto
vicino al ruscello, e chiedi del signor G. Capito? Signor G. Certo che siete cariche di burocrazia. Vieni sul serio dalla Terra? Allora devi firmare questi moduli. È la prassi. Devono firmare anche loro? No, non è necessario. Cos'hai da ridere, stronzo? Congratulazioni! Davvero? Due magnifici esemplari. Questo caldo mi sta massacrando. Dimentico tutto. È per te. Sono onorato. Ricevere le chiavi della città, io... È la chiave del cesso. Si può solo entrare. Quella funziona l'anticamera. Pescerai domani. Chi sei? Capitano Jonathan Williams. Vengo dalla Terra. Che straordinaria coincidenza. Anch'io vengo dalla Terra. Lei viene dalla Terra? Come fa a trovarsi qui? È venuto sul razzo. Da che parte della Terra proviene? Turiol. Turiol? Ma dove si trova questo Turiol? Quanto è lontano dall'America? Cos'è l'America? Lei viene dalla Terra e non conosce l'America. Se permette di dire non conosco la Terra l'ho creato io. Un infinito cubo, fatto solo di gallerie e grotti, senza luce. Nessuno può respirare. Io lo so bene perché vengo da lì. Io vengo da Orri, una civiltà fiorita nell'acqua che si trova nei margini della Terra. Ma vi rendete conto dove ci hanno rinchiusi? È oltraggioso per la nostra razza! Ci avete messo in gabbia come dei pazzi! Voi siete venuti a chiedermi del ricovero volontario. Comunque, voi non siete pazzi. Tu sei pazzo. Questi due sono allucinazioni di secondo tipo. Che? Sono allucinazioni generate da te e percepite da noi attraverso la telepatia. Secondo lei un'allucinazione prova dolore? Ho visto donne vomitare serpenti. Io le curo e i serpenti spariscono. Hai capito? I serpenti spariscono. Non è mai stato altrimenti. Ci curi. Se la renderà felice. Devo informarti che per un caso come il tuo l'unica cura possibile è l'eutanasia. L'eutanasia? Ma perché ti scaldi tanto? Allucinazioni di primo e secondo tipo, derive olfattive e uditive, proietti fantasie ottiche e tattili tutto intorno al tuo corpo. Posso provarle che sono sano. Le mostrerò il nostro razzo. Dove posso trovarlo? Quando saremo sulla Terra dirò a tutti di lasciar perdere Marte. Sono tutti matti incurabili. Di essere paziente con gli alieni, Enriquez. Non vivono alla nostra velocità. Ma ci vorrà da massacrarli per poterli civilizzare. Tranquillo. Contro di loro ci sono le abitudini primitive e l'assoluta mancanza di buone maniere.
Ma alla fine saranno come noi e tutto si sistemerà. La cura Truman fa miracoli, no? Mai vista una cosa del genere. Una follia perfetta. Metallo, scalette, vestiti, viveri. Ha ricreato tutto alla perfezione. Tu sei un genio paranoico. Forse il più grande genio paranoico mai esistito. Scriverò una splendida monografia su di te. Prima però ti devo curare. Povero diavolo eccezionale. Che genio! Allucinazioni dotate di persistenza cronotopica. Tu mi hai contaminato per averti curato, per averti fatto soltanto del bene. L'unica cura possibile è l'eutanasia.